Ehi là, io sono sempre qualcuno e questa è sempre la mia maratona di Let's Play sulla saga di Resident Evil. E oggi toccherà al 3. Del primo Resident Evil, alla fine ho portato il remake, che però a conti fatti è più una remaster perché non ci sono chissà quali modifiche. Del 2 ho portato il remake, anche se forse prima o poi vi ho detto giocherò anche all'originale. Di questo qui, il 3, probabilmente prima o poi la Capcom farà un remake, perché anche questo qui è stato famosissimo, super acclamato, però al momento c'è solo il gioco originale uscito nel 1999 su PlayStation 1. Ed è quello che porterò e la cosa mi fa un po' piacere, perché così avrò occasione di mostrarvi almeno uno dei tre, perché la saga di Resident Evil è un po' a blocchi, questo mi pare che già ve l'ho accennato. Negli altri let's play, potrò mostrarvi uno dei tre Resident Evil originali, con l'aspetto e con le meccaniche originali, appunto. La modalità semplice permette di iniziare il gioco con addirittura un fucile d'assalto, cosa che semplifica di molto, ovviamente, almeno le fasi iniziali. Un mio amico l'ha definita la modalità col ciuccio in bocca, noi non giocheremo a quella. Purtroppo, in un certo senso, faremo la modalità difficile. E fra parentesi, mi è stato detto che questo qui è il Resident Evil più difficile fra i tre originali, che ripeto, sono in un certo senso separati, hanno un loro modo di gioco diverso da quelli successivi. Almeno è il più difficile se uno lo gioca per come andrebbe giocato, e cioè affrontando Nemesis. Questa cosa posso tranquillamente spoilerarla anche a chi di voi non conosce questo gioco, perché abbiamo visto il filmatino iniziale, c'è questo bestione qui nella schermata d'apertura. Costui dà il sottotitolo a questo Resident Evil, Nemesis. Noi abbiamo già giocato a Resident Evil 2, abbiamo visto quel Tyrant che era abbastanza fastidioso, inseguiva tutto il tempo, quindi possiamo già intuire, vabbè perché ve l'avevo detto, ma insomma ci siamo capiti, che qui c'è un sistema analogo, solo che è stato amplificato ed è proprio la meccanica core di questo Resident Evil. Nemesis che ti insegue, ti infastidisce tutto il tempo e tu devi affrontarlo o schivarlo. E io non so bene come mi comporterò, perché non ho mai giocato a questo Resident Evil, quindi se voi lo conoscete, se siete in grado di completarlo a occhi chiusi, sono felicissimo per voi. Vi chiedo però di avere pietà nei commenti, non aggreditemi se non sarò in grado di schivare tutti i zombie, non sarò in grado di affrontare Nemesis da pro. Sicuramente anche voi nella vostra prima partita a questo gioco avrete fatto un po' schifo, quindi vi chiedo di lasciarmi fare schifo in santa pace. Detto questo, ladies and gentlemen, Resident Evil 3, Nemesis. Resident Evil. It all began as an ordinary day in September. An ordinary day in Raccoon City. A city controlled by Umbrella. No one dared to oppose them. And that lack of strength would ultimately lead to their destruction. I suppose they had to suffer the consequences of their actions, but there would be no forgiveness. If only they had had the courage to fight. It's true that once the wheels of justice begin to turn, nothing can stop them. Nothing. It was Raccoon City's last chance, and my last chance. My last escape. This is Chopper Delta, preparing to drop off at area E95070. Thank you.
Dico addio alla mia vita, dico addio alla mia casa. Questa è l'ultima speranza di sopravvivenza. Questa è la mia ultima via di fuga. Catapultati dritti nell'azione. Non c'è tempo per le chiacchiere, per ora... Devo pensare a salvare la pelle. No, te pareva che... Ok, dai, 4 colpi. September 28th, daylight. The monsters have overtaken the city. Somehow. I'm still alive. I sottotitoli sono un po' a fantasia, però vabbè. A libera interpretazione rispetto ai doppiaggi. Ok, we've got to get out of here. What? What do you think you're talking about? I just lost my daughter out there. How dare you tell me to go back outside? I'm sorry about your daughter, but there isn't gonna be any rescue. We have to get out of here. No! I'm not going anywhere. I'd rather starve to death in here than be eaten by one of those undead monsters! Now leave me alone! Vabbè, vuole stare qua a morire, cavoli suoi. Anche se non so effettivamente... quanto possa essere una buona idea uscire là fuori, fra le strade di Raccoon City. Perché sì, lei è Jill Valentine, anche se noi l'abbiamo vista nel mio let's play su Resident Evil 1 Remaster e aveva un aspetto molto più nitido. Qui invece è la regina dei pixel. E si ritrova coinvolta anche nel disastro della cittadina, che ha già visto come protagonisti anche Claire Redfield e Leon Scott Kennedy in Resident Evil 2. Qui c'è l'interfaccia che è comunque molto familiare a quella del primo. Un paio di cose. Io ho già fatto questa parte iniziale per prendere un po' confidenza con i tasti. Questi due cosi che sembrano dei passaporti contengono le istruzioni di gioco che posso sintetizzarvi io. Innanzitutto qui c'è una meccanica simile a quella di Resident Evil 2. Almeno il remake. Non ricordo se c'era anche nell'originale, a dire il vero. Con la polvere da sparo. Qui dice ricaricatore. Chissà che caspita intendevano dire. Cioè, qual era il termine inglese? Che permette di pressare la polvere da sparo dentro i bossoli. Insomma, serve per fare nuovi proiettili. Un'altra meccanica fondamentale di questo Resident Evil è quella dello spintone, della schivata, di quel che caspita è. E non so quanto mi vedrete utilizzare sta cosa, perché richiede un po' di tempismo, è una meccanica abbastanza particolare. Innovativa, credo, sicuramente all'epoca. Non c'era una roba del genere nell'1 e nel 2. E anche in questo Resident Evil c'è un tema musicale bellissimo, sempre con il fascino che da un lato è sereno, dall'altro malinconico, triste. Note musicali molto molto belle in tutti i Resident Evil, almeno quelli che conosco. Anche se, come vi ho detto, nei remake del 2 hanno fatto quella cosa con le musiche. Vabbè, lasciamo perdere. Un libro di ricevute...
questa cosa sì, c'era anche negli originali, anche in Dino Crisis, che premendo X in giro uno legge descrizioni, spesso inutili a dire il vero, però così. Una mappa della zona per il servizio di distribuzione. Gli oggetti, anche di questo ne ho parlato nel remake del 2, a volte sono un po' nascosti, lo vedremo, altre volte invece il gioco è un po' meno infingardo e ti fa vedere dove si trovano gli oggetti utili. Polvere da sparo A. A voi non serve che io vi legga i passaporti con le istruzioni, quindi anzi li poso nella immancabile cassa degli oggetti. C'è il coltello che non prenderò perché alcuni saranno sicuramente in grado di completare questo gioco solo con quell'arma, ma io sono alla mia prima partita, quindi non esiste. Poso anche la polvere da sparo e il ricaricatore perché al momento non credo mi servano. Riguardo la polvere da sparo, beh, ce ne sono vari tipi, A, B e C, e si possono fare varie combinazioni. Io mi sono fatto una tabellina qui nel mio quaderno degli appunti, ma a voi non serve sapere altro. Ricarichiamo. E in questo Resident Evil si ricarica dal menu. Nastro inchiostratore per salvare. Ovviamente a me però non serve per ora. Oh, caspita. Perfetto ragazzi, inizio molto tumultuoso con tanti discorsi da fare. No, ok, grazie al cielo. Va bene, ne approfitto per farvi anche questo discorso così me lo tolgo dalla testa. Allora, siccome sono su emulatore, a volte ho notato, perché vi dicevo prima, ho già fatto questa fase iniziale per prendere confidenza con i tasti, ho notato che a volte la schermata diventa nera e buonanotte sogni d'oro. La registrazione, grazie al cielo, non viene perduta, non crasha il software di registrazione, però siccome diventa tutto nero e il gioco non va avanti, questo è un serio problema perché vuol dire che io poi mi devo rifare una parte. Aspettate, là c'è altra polvere da sparo. Chiacchierando non me ne sono accorto. Ricevute sono sparse ovunque. Dai, Jill. Ah, ok. Siccome c'è questo problema della schermata nera, per ridurre al minimo possibile il rischio di perdere progressi nel gioco rispetto a quando ho salvato, a volte utilizzerò la funzione di quick save e quick load dell'emulatore. Vi garantisco che non abuserò di questa cosa, tipo, che ne so, i mostri mi masticano, io tipo carico e rifaccio quel pezzettino. Cioè, si potrebbe fare, ma sarebbe barare, perché nel gioco originale su PlayStation 1 non c'era sta cosa del quick save e quick load. Quindi io per quanto possibile utilizzerò l'inchiostro per salvare, la normale modalità di gioco, però a volte farò dei quick save per evitare di incappare in questo problema. Non per evitare di incappare, per aggirare questo problema della schermata nera qualora dovesse presentarsi. Jill, poverina, si è ritrovata coinvolta anche in questo disastro e vedete, era vestita un po' da sabato sera. Non è l'abbigliamento adatto per affrontare un'apocalisse di zombie. Hai usato chiave Magaz. Questa chiave ora è inutile. Vuoi lasciarla? Yes. E per lei questa è la seconda apocalisse di zombie che vive. Cioè, guarda un po' che sfiga. Molto silenzio. Però sentirete la differenza fra questo Resident Evil e il remake del 2. Questo qui sarà molto più simile all'1, dove c'erano delle musiche appunto che mettevano molta atmosfera. E da quel che ho potuto sentire nel pezzo che ho giocato fino ad ora, qui la qualità audio non è da meno. Thank you.
Allora, qui abbiamo la mappa. S indica safe room, ovviamente. Lungo corridoio, va bene, devo andare per di qua. Sta parte l'ho già fatta, ma solo una volta e ieri sera, quindi non è che sono esperto. Ora vediamo di correre. Alba dei morti viventi, caspita. Ok, schivato. Si è alzato pure quello. Ok, altra meccanica di questo Resident Evil, i barili esplosivi. Vediamo se riesco a radunarli. Questo posto non credo sia molto di transito, forse neanche ci passerò mai più poi, più avanti nel gioco, ma visto che c'è sto barile provo a sfruttarlo. Quello è un po' distante, mi sa che non ce la faccio a ucciderli tutti e tre. Oh, ottimo, ce ne sta pure un altro là. Fantastico. Che sfiga. Ah, c'è un tasto apposito per mirare. Ora devo provare la schivata. Il cielo mi assista. Ok, un po' di fortuna. C'è un tasto apposito per mirare ai barili esplosivi. O almeno diceva così uno dei manuali. Ah, che sfiga. Uno dei manuali di guida. Casino di zombie. Solo che premendo quel tasto Jill non ha mirato al barile. La mia solita sfiga. Comunque avete visto qualche accenno, qualche mio tentativo utilizzando sta meccanica dello spintone. Bisogna premere il tasto di mira con il giusto tempismo e non è affatto semplice per uno che ha le prime armi. È chiusa all'altro lato. Avete anche visto un assaggio dei problemi dei giochi dell'epoca con i controlli che non sono affatto semplici, ragazzi, con le frecce direzionali. Questi qui vengono chiamati i tank control, se non sbaglio, almeno un mio amico mi ha detto così. E in più a volte il poligono di Jill si incastra su ambienti dello sfondo. Un lungo vicolo. Porta chiusa qua. E anche qui ritorna l'immancabile basilico curatore. Ah, riguardo la schivata, non chiedetemi perché. Cioè, a volte è una schivata, a volte è uno spintone. Non chiedetemi perché, ma ci sono più probabilità che funzioni quando uno preme il tasto di mira dando le spalle allo zombie che sta per masticare Jill. Ho chiesto a un mio amico come mai c'è sta cosa, perché non è realistica. Cioè, come fa Jill ad essere più reattiva dando le spalle allo zombie? Che caspita c'ha, gli occhi dietro la testa? E il mio amico mi ha detto non rompere con il realismo, perché in questo gioco i mostri resuscitano. E a quel punto io effettivamente ho detto ok. Aspettate, prima andiamo per di qua. Sì, so scomodi i tasti, regà. Io ho anche giocato ai due Dino Crisis, ho giocato anche ai Silent Hill originali 1, 2 e 3, quindi in un certo senso sono abituato, non è così alieno come meccanismo il fatto che c'è avanti e indietro invertito. È un po' da spiegare magari a chi non ha mai giocato a giochi così vecchi, però vabbè, sì, è questione di abitudini. Ora vediamo che c'è di bello qua dentro. Eccola. Io quando ho visto sta cosa la prima volta ho detto che sfiga. Che poi loro non è che vanno appresso a quello lì che è scappato, no, vengono da me. Vediamo se posso resettare un po' questa zona. Ok, questa è la porta che avevamo visto prima.
E l'avete visto, ritorna la cosa che c'era nel primo Resident Evil. Il caricamento fra una zona e l'altra con lo zoom sulla porta. È il momento di ansia. Siccome la telecamera è fissa, ecco, c'è il problema. Dicevo, c'è il problema che uno dei pericoli spesso non li vede arrivare finché non gira l'angolo. Io come caspita faccio a schivarti con... Vabbè, proviamo, dai, devo fare questi battesimi del fuoco con la schivata. No, però così devo rifarmi di nuovo tutto il vicolo. Raga, fatemi resettare di nuovo. Lo so. È una tortura per chi conosce questo gioco e se lo fa occhi chiusi. E sicuramente tutto ciò sembrerà strano anche a chi non lo conosce e dice: ma che cacchio stai facendo? Hai una pistola, santo cielo, spara. Però mi è stato detto che se voglio provare a sopravvivere nel giusto modo in questo Dino Crisis, devo provare a farmi mordere, evidentemente. Eh sì, raga, buon appetito, ce n'è per tutti. Gioco appena iniziato, io già sto con Jill che si tiene il fianco. Salve, siccome non avevo abbastanza problemi. Ok, è a terra, non so se è morto, ok. Chiazza di sangue vuol dire che è morto. Olio per accendino. Fatemi ricaricare. Quando Jill finisce le munizioni nel caricatore, ricarica in automatico qui, nella schermata di gioco. Però è sempre meglio farlo dal menu, se possibile. Puoi prendere shotgun e c'è bisogno di chiederlo? È stato fortunato a morire prima che gli estrassero l'intestino. Magra consolazione. Devo anche prendere confidenza con la meccanica della giravolta istantanea, perché mi sono fermato qua. Ma ragazzi, qua ci vuole... È uno spreco, denunciatemi! Sì, vabbè, raga. No, io avevo premuto la X, non me lo merito. Innanzitutto fatemi curare, perché sicuramente... No, ancora attenzione. Complimenti, Jill. Tardi. Premuto tardi la freccia. Correre. Non posso correre perché adesso è a pericolo. Ah, che inizio pietoso, lo so, ma ragazzi, ve l'ho già detto, abbiate pietà di me. Ok. Io penso sempre ai fan che in questo momento si mettono a lanciare le ciabatte contro lo schermo. Hai sprecato le prime due cure. Mappa. Dunque, abbiamo due porte, ma una è da dove vengo. C'è quest'altra porta chiusa, quindi io devo andare alla mia sinistra. Cioè, alla sinistra di Jill. C'è molto silenzio per ora, ma come vi ho detto è giusto mettere il silenzio in certi momenti. Tranquilli che tra un po', forse proprio dietro questa porta, inizieremo a sentire le musiche di Resident Evil 3. E comunque non è solo un discorso di musiche, ma anche di effetti sonori, tipo questi sbuffi d'aria, i corvi. Porca miseria, era proprio qua davanti, non ho avuto il tempo di provare ad aggirarlo. Devo prendere confidenza con questa meccanica dello spintone, è vero. Scusatemi, però se possibile cercherò di evitare gli zombie. I suoni dell'amore nei corridoi di Raccoon City, nei vicoli, scusatemi. La porta della boutique è chiusa. Peccato, volevo fare shopping proprio. Quelli stanno facendo lo spuntino. Oh, aspettate. Sentite proprio i suoni. Lembi di carne che vengono spolpati. Questo è mappa periferia. Bar. Però è inaccessibile. Questi credo siano i luoghi importanti per proseguire. E
preso mappa periferia. Due erbettine, ottimo, assolutamente ben gradite. Questo non serve a niente. Mo che facciamo? Vai, viaggia. Correre. No! Ah! Ragazzi, i problemi dei controlli, a volte Jill si incastra negli spigoli. Ancora attenzione tendente al giallo, perché ci sono varie sfumature, c'è l'arancione. Va bene, andiamo avanti così per ora, sperando di non pentirmene. Si può? Colpi d'arma da fuoco? Ah, il tipo che abbiamo visto prima. E io mo come passo? Ok, posso farcela? C'è ancora qualcuno vivo, grazie al cielo. Get away! Purtroppo è stato morso già, quindi sappiamo quale sarà il suo destino. Brad, hang in there. Why isn't someone doing something about this? I didn't know you were still alive, Jill. The police aren't trained for this kind of situation. What could they do? Listen, he's coming for us. We're both gonna die. What are you saying? You'll see. He's after STARS members. There's no escape. Ok, le tipiche cose stupide nei videogiochi, che però è un po' inevitabile che ci siano. Cioè, perché innanzitutto se n'è andato da solo? Fa tanto Barry in Resident Evil 1. E poi perché non ha detto più nel dettaglio che cosa intendeva dire con c'è uno che ci dà la caccia. Dà la caccia ai membri della STARS? E Jill è un membro della STARS. Cioè, perché è stato così vago? Perché non ha detto di preciso che cosa intendeva dire? Siccome vi ho fatto quel discorsetto all'inizio, sottotitolo Nemesis, l'intro iniziale del gioco, abbiamo visto quel Tyrant in Resident Evil 2, sappiamo che cosa intende dire lui. Però sarebbe stata gradita una spiegazione, uno scambio di informazioni un po' più approfondito. Oh, perfetto, classico esempio di risorse nascoste, vedete? Il discorso che vi ho fatto in Resident Evil 2, quindi non lo ripeterò. Però vedete, qui non c'era modo di sapere che c'erano dei proiettili. Tutta questione di premere X totalmente a caso in ogni centimetro quadrato di pixel del gioco. Foto della torre dell'orologio, e questa qui a noi è familiare perché ricorda la stazione di polizia di Raccoon City, appunto. Una cartolina illustrata di una torre dell'orologio. Sul retro è impressa la seguente spiegazione: un luogo immancabile, la torre dell'orologio di San Michael. Cartolina orologio, vabbè, non credo abbia chissà quale utilità. Mi è dispiaciuto molto vedere Brad morso, perché ripeto, sappiamo che è condannato. Per chi di voi se lo fosse dimenticato, Brad
Nel frattempo combino l'accendino con il carburante per l'accendino. Per chi di voi se lo fosse dimenticato, Brad era il pilota apparso nel primo Resident Evil, che ha aiutato Chris, Jill e Barry nella fuga da Villa Spencer. Era il pilota della Stars. Oh, ecco, iniziamo le musiche. Sentite che bello sto tema musicale. Cioè, bello non nel senso che allegro, ma avete capito che intendo. Sta proprio di funerale di questa città. Questa grata... L'imposta è abbassata, ok. Se ci fate caso, ha una grafica, per così dire, più in rilievo, una cosa del genere, rispetto al resto dell'ambiente. Quindi sospetto che prima o poi accadrà qualcosa. Questo me lo fa dire l'esperienza. Accidentacci, io mi sono fermato a chiacchierare. E mi gioco il tutto per tutto, dai, pappatemi. No, troppo tardi, lo so. Almeno l'ho spintonato via, posso passare. Ho iniziato da 5 minuti tipo a giocare, già Jill è piena di morsi da tutte le parti. Anche perché, ripeto, non ha neanche... Ok, qua non c'è niente da leggere. Non ha neanche una tuta da combattimento o qualcosa, è mezza nuda, anzi. Bellissimo sto tema musicale, già mi sono innamorato. So che Brad è andato dall'altra parte, ma... per me non ha senso. Forse avrei dovuto sbloccare questa porta. Vabbè, chi se ne frega. Per me non ha senso andare di là, cioè uscire dal bar qui. Magari è andato ad aprire la boutique. Non ne ho idea, ragazzi. È inevitabile che, non conoscendo il gioco, mi perderò diverse cose. Fantastico, schermata nera. Suspense. Ah, è riuscito a caricare, grazie al cielo. Ciao ragazzi. Tutto lo squadrone di polizia. Vado ad aspettare fino all'ultimo momento per cercare di prenderne quanti più possibile. Quei due non li ho presi, Quanti proiettili ho? Forse dovrei conservarne un po' per... tu sai chi? Però... Sentite. Forse se sparo una cartuccia li prendo in testa, a conti fatti è un risparmio. Anziché magari... 5 colpi a testa per buttarli giù. Proviamo. Siete un po' distanti però l'uno dall'altro. Sì. Non lo so, non sono esperto del gioco, quindi non sono in grado di dire se a conti fatti è stato uno spreco, un guadagno, ma è andata come è andata. Ottimo, così posso combinarne almeno una. No, via. Prima di prendere questa, vediamo un po'. Stata legata con della corda e non si apre. La fune sembra inzuppata d'olio, ma tu guarda un po' le coincidenze, il caso. Ah, resta l'accendino, ok, non me lo ricordavo. Perfetto. Vabbè, ho comunque ancora uno spazio.
il radicchio. Ovviamente ci ricordiamo che cosa fa, quindi non ve lo ripeto. Ok, sapete che vi dico, fatemi utilizzare una cura. Sono ancora a grado attenzione. Forse avrei dovuto utilizzare l'altra, vabbè, il dado è tratto. Sì, sì, avrei decisamente dovuto utilizzare l'altra, vabbè. Che cacchio sono sti suoni? Cagnolini. E questi io li ammazzo perché, ragazzi, accidentaccio. Questi sono fastidiosi, sono rapidi. Cioè già erano un problema nell'1 e nel 2 con sistemi di gioco più moderni, hitbox migliorati, eccetera eccetera. Figuriamoci qua. Sì, qua ci muoio queste cavolate. Esattamente. Esattamentissimamente proprio. Risultato, questi sono ancora vivi. Ho utilizzato una cura, sprecato una marea di munizioni. No, girati. Ah, mentre miri, se faccio quadrato non ti giri, ho capito. Almeno l'ho schivato. Ok, adesso sono morti quantomeno. C'è un idrante, se avessi un gancio potrei spegnere il fuoco. Gancio. Santo cielo, ora che ci penso, c'era una specie di gancio evidenziato qui in quelle scale dove c'era la specie di manichetta antincendio, appunto. Mi domando se me la sono persa. Cavolo. Comunque un casino di sfiga con sti cani, ma regà, a volte succede anche questo. Safe room almeno. Polvere da sparo A. E quella gialla invece è B. Per ora non le utilizzo. Radicchio lo tengo con me. Beh, non ha senso per ora. Shotgun, accendino, 3 slot liberi, va bene. Prendo un nastro per salvare. Una vecchia macchina da scrivere, puoi salvare i tuoi progressi. Yes. Jill Valentine scrive un altro capitolo della sua storia. Però vi ho già detto, per stare più tranquillo utilizzerò anche questo sistema dei quick save, quick load. Non abusandone, state tranquilli. Quindi per ora quella parte lì, inaccessibile per via delle fiamme, resta inaccessibile, appunto. Chiusa da una semplice serratura. Non ce l'hai il grimaldello stavolta, Jill. Al cielo non c'è nessuno in questa strada. Se nel probabile remake, che credo prima o poi faranno, ci sarà anche questa cosa dell'idrante, sarà l'occasione in cui tutti quanti si metteranno a sbavare su Jill, perché avrà questo vestitino che già è aderente, è in pelle, poi sarà bagnato, cioè tipo
giocatori a sbavare alla grande proprio. RPD, Raccoon Police Department. Ebbene sì, anche Jill trova rifugio, più o meno, ora lo vedremo, nella stazione di polizia, come Claire e Leon, anche se in Resident Evil 2 non si incrociano mai. Cioè, quindi sappiamo già che anche lei non incontrerà Claire e Leon. Il che è un po' assurdo, perché in quella stazione, a quanto pare, quella famosa notte di Raccoon City, c'è stato un via vai della Madonna. Leon, Claire e lei, Jill, a fare su e giù per le scale per tutta la stazione, e non si sono mai incontrati. Vabbè, Leon e Claire qualche volta sì, ma Jill incredibilmente no. È a caccia dei membri. Eccola qui, la creatura più diplomatica dell'Umbrella Corporation. Combatti contro il mostro, entra alla stazione di polizia. Me ne pentirò, proviamoci. Oh caspita, eh sì che me ne pento. Porca miseria. Allora, un mio amico mi ha detto: se sei un vero uomo, devi affrontare Nemesis. Ok, guardatemi, sono un vero uomo. Un vero uomo morto tra un po'. Vado a cercare di non abusare del sistema della schivata, perché... ma questo tira dei cazzotti. Vabbè. Mi spupazza come una bambolina. E poi infierisce ancora. E già sono morto, fantastico, calla. Sei morto. Quanto è durato sto scontro? 5 secondi? Qui è dove mi sono fermato nel mio tentativo, nella mia incursione esplorativa, ecco, per prendere confidenza con il gioco. Fatemi fare quick load. Questo non è un abuso, perché avevo salvato poco fa comunque nella macchinetta da scrivere. Dicevo, io mi ero fermato qui. Avevo fatto qualche tentativo, volevo provare un po' come sfida personale, no? A sconfiggerlo. Adesso farò qualche altro tentativo, ve lo mostrerò, così prenderemo confidenza con questo amicone che, l'abbiamo capito, ci terrà compagnia per tutto il gioco. Però non credo sarò in grado di farcela, assolutamente. Dai tentativi che ho fatto, ho notato che questo boss è estremamente ben fatto. Ora, non sono sicuramente la persona più adatta per spiegarvi le sue meccaniche, però per gli standard dell'epoca, e non solo, devo dire, anche pensando ai giochi d'oggi, è progettato veramente bene. Come stringhe di comportamento. Per ora sto cercando di studiarlo, cioè, anche se ci ha fatto qualche tentativo, come vi ho detto ieri sera. Questo è in grado di counterare anche i tuoi sistemi di counter. Tipo, uno dovrebbe allontanarsi ovviamente per avere più tempo per sparargli. Però se uno si allontana troppo, corre. E quando corre poi fa questo mega pugno in corsa, che fa più danni, cioè ha un raggio d'azione maggiore. Poi c'è questa cosa che ti afferra: quando finisci a terra devi alzarti alla svelta, premendo tipo tutti i tasti del controller, altrimenti succede questa cosa. Poi se uno abusa troppo del sistema della schivata, lui counter anche questa cosa, facendo dei colpi che ti beccano pure attraverso la schivata, le mortacci sua. E che cavolo, poi tutta l'interazione con i poligoni che vi ho detto non aiuta affatto.
Cioè, a volte Jill si incastra sul Nemesis o sullo sfondo. Se non conoscete il gioco, magari state pensando che dovrei utilizzare lo shotgun perché fa più danni. Cosa vera in teoria. Il problema è che lo shotgun richiede più tempo per mirare, per far fuoco. Vedete, non è che sono proprio... caspita, qua mi ammazza l'ambiente. Sti cazzotti ancora non ho capito come evitarli. Dicevo, se posso... ricaricato da qui, pessima cosa. Se posso farmi complimenti da solo, non sono proprio un impedito. Considerando che ho solo fatto qualche tentativo ieri notte. Preferisco curarmi, sì, per non rischiare. Perché se fa quella mossa che ti butta a terra, poi ti agguanta quasi garantito. E so cavoli. Sicuramente capisco perché molti adorano Nemesis, la sfida che offre. Perché non è affatto semplice. Qua ho sbagliato. Vediamo se riesco ad alzarmi alla svelta. È inutile, provi a raccogliere. Caspita. Qua è la fine, mi sa, perché non ce la faccio ad alzarmi. Ci pensa lui ad alzarmi. Non so che cosa fa col braccio di preciso. Sembra che gli esca dell'acido. Il vestito in pelle gli dona, assolutamente. Sta tanto di badass. Poi c'ha quei strani tipo cordoni ombelicali viola qua e là, sulle spalle, sul collo. Sì, ha un aspetto decisamente minaccioso. Polizia, mi serve una mano. Quando si mette a correre mette ansia, assolutamente. Chissà se ho abbastanza colpi per ucciderlo innanzitutto. Sai che non ne ho idea. Spero ne valga la pena. Sentite, per ora che è a terra. Stars. L'unica cosa che sa dire questo energumeno. Meno male. Riuscirà la nostra eroina a farcela con gli ultimi 13 colpi? Probabilmente no. Dove caspita stava sparando Jill? Non lo sa neanche lei, mi sa. Mi ha preso anche se la schivata era partita. Si era vista l'animazione
Accidentaccio a te. Attina calmata. No. Finito i colpi e anche la vita. Affrontiamo Nemesis, che bella idea. Ragazzi, sangue viola, Ragazzi, ce l'ho fatta. Non ho più munizioni. Non ho più cure e già mi manca un po' di vita. Però ce l'ho fatta, me ne frega niente. Tutto questo per Eagle parte A. Assolutamente sì che voglio prenderlo. C'è capito, tra l'altro non è neanche una modifica per la pistola che ho. Vabbè, ovviamente questa è per la Desert Eagle. Questa, che caspita, sarà una beretta. La 9 mm classica. Non so se posso continuare la partita con sta cosa. Forse sì, vedremo. Per sicurezza però salverò su un altro dato di gioco. Porta tessere. Ha fatto una brutta fine Brad. È Brad Vickers, membro dell'Alpha Team della Stars. Il suo volto è stato decimato. Decimato. Scelta lessicale curiosa. Mi spiace che abbia fatto una brutta fine, ma pazienza. Cioè, non lui ovviamente, li mortacci sua. Mi spiace per Brad. Incredibilmente la nostra eroina è riuscita a sopravvivere. Anche a questa creatura. Almeno per ora. Il tema musicale della stazione di polizia, che noi non abbiamo sentito nel mio let's play sul remake di Resident Evil 2, ma che c'era nel gioco originale. Grazie al cielo delle cure, oh. Sentite queste note. Questo è uno dei jingle storici nel mondo audio dei videogiochi. Lo so, purtroppo devo parlarci sopra, ragazzi. Io ne uso anche un'altra per stare tranquillo. Purtroppo devo parlarci sopra questo tema musicale, non ci posso fare niente. Comunque, nella storia dei videogiochi ci sono dei temi musicali che hanno dei posti speciali, ragazzi. Cioè, sono proprio storici. E questo tema musicale è uno di quelli. Dovrebbe fare un effetto strano a chi di voi non aveva mai visto Resident Evil 1, 2, 3, ha visto il mio let's play sul remake del 2 e adesso sta vedendo l'aspetto originale della stazione di polizia. La fontana, statua della dea volante, what? Io l'ho sempre chiamata fontana perché qui nel 2, cioè, avete capito che intendo. Mi pare che c'era dell'acqua forse addirittura, o forse siccome aveva un'anfora pensavo che ci fosse dell'acqua. Sempre chiamata fontana sta cosa, anziché statua. Qui è barricato, era barricato anche l'altra parte. Jill non ha accesso a tutta la stazione di polizia, altrimenti il gioco sarebbe stato un po' troppo ricalcato sul 2, cioè sarebbe stato in parte noioso. Però così, con questa piccola parte nella stazione di polizia, almeno credo sia piccola, ma penso di sì, c'è un po' di giusto richiamo nostalgico a Resident Evil 2. I fan infatti hanno adorato questa cosa. Fra parentesi, qui è dove mi sono fermato quando ho fatto il mio tentativo esplorativo
ed è anche dove mi fermerò adesso. Giusto il tempo di prendere qualche altra cosa. Mappa stazione di polizia. Come potete vedere, c'è molto poco da esplorare. Questo terminale controlla il sistema di sicurezza. Potrei utilizzarlo se avessi una scheda STARS. E tu sei un membro della STARS, Jill. Evidentemente però aveva la giornata libera, stava andando a spassarsela. Perché ripeto, è proprio, non lo so, un indumento da sabato sera. Ma molto trasgressivo tra l'altro, cioè forse un po' birichina Jill nel tempo libero. Vabbè, vediamo sti commentini stupidini. Grazie al cielo ci pensa Brad a fornirci la tessera della STARS. Ok, se blocco sto coso adesso non credo ci saranno ripercussioni gravi. STARS personnel, avviso al personale STARS. A causa dell'emergenza, la chiave dell'ufficio STARS è stata riposta nella sala reperti. La parola d'ordine odierna per la cassaforte è... Parola d'ordine, la password. Aspettate, carta e penna. 4, 3, 1, 2, STARS. Ok, la tessera ce l'ho ancora. Sì, quindi serve anche in futuro. Qui però forse non c'è una cassa per gli oggetti. Accidenti. Sentite, forse conta come barare, ma perdonatemelo. Faccio un quick save, vediamo se posso tornare fuori alla safe room che c'era. Sparito, fantastico. Già il gioco ti fa capire. Ok ragazzi, abbiamo avuto il nostro battesimo del fuoco con Nemesis. Adesso capisco perché dicono che è molto difficile questo Resident Evil. In ogni caso, io per ora mi fermo qui perché credo di essermi meritato una pausa, eh?